custode delle reliquie più sacre della cristianità, oggetto di costante pellegrinaggio da parte dei fedeli di tutto il mondo, Santa Croce in Gerusalemme deve la sua primitiva edificazione a Santa Elena, madre dell'imperatore Costantino. Fu sua la decisione, intorno alla seconda metà del IV secolo, di ricavare un luogo di culto dalla residenza imperiale lungo le mura aureliane. Rimasta invariata nell'assetto architettonico per quasi 9 secoli, la basilica subì le prime trasformazioni sotto il pontificato di Papa Lucio II. Numerosi interventi di restauro e di ampliamento che si protrassero nel corso dei secoli, fino ad assorbire con Benedetto XIV il gusto settecentesco del barocco, evidente sia nella monumentale facciata che nel singolare atrio a pianta ellittica. A Santa Elena si deve il rinvenimento delle reliquie della Passione, custodite in questa cappella che San Giovanni Paolo II definì Santuario della Croce, in occasione della visita pastorale del 25 marzo 1979. Con noi il viceparroco di Santa Croce in Gerusalemme, Don Ivan Grigis. Abbiamo nella cappella detta Santuario della Croce attualmente sia la falange del dito di San Tommaso, alcuni frammenti sia del sepolcro che della colonna della flagellazione, non solo, abbiamo frammenti altresì del luogo della sepoltura di Cristo, dicevo, e del luogo della nascita di Cristo. E ovviamente, procedendo, diciamo così, per importanza, abbiamo 3 frammenti della croce di nostro Signore Gesù Cristo. Li possiamo osservare nel reliquiario centrale, nei bracci laterali e nel braccio inferiore. Procedendo poi nell'immagine, il pellegrino che si porta a contemplare le nostre reliquie rimane poi affascinato da quello che noi chiamiamo il Titulus Crucis, cioè l'iscrizione posta sulla croce di Cristo riportante le parole Gesù Re dei Giudei. Noi così le semplifichiamo, de fatto la tavoletta riporta questo messaggio nelle 3 lingue come attestano gli evangelisti, nella lingua ebraica, nella lingua greca e nella lingua latina. Sotto il grande affresco del catino absidale, dominato dall'immagine del Redentore benedicente, corre un ciclo pittorico eseguito da Antoniazzo Romano intorno alla fine del XV secolo, che si rifà alla leggenda aurea di Jacopo da Varazze, la cui protagonista è Sant'Elena in Terra Santa. Rievoca nella prima parte, la parte sinistra, il ritrovamento della croce da parte di Sant'Elena, avvenuta circa tra il 326 e il 29 a Gerusalemme. Nella seconda parte il ciclo invece rievoca la storia di Eraclio che ritrova la croce attraverso un patto, se la fa restituire, da qui la parola inventio crucis, cioè ritrovamento visto proprio come la riconsegna della reliquia presa dai persiani a Gerusalemme e quindi riportata gloriosamente nella città di Gerusalemme. Se da una parte troviamo una descrizione storica degli eventi, dall'altra vi è anche un arricchimento che è proprio di alcuni dettagli della leggenda di Jacopo da Varazze. In particolare nel ritrovamento della croce operata da Sant'Elena, l'affresco vuole ricordare come Sant'Elena fu aiutata da un certo Giuda, il quale conosceva il luogo dove le reliquie erano state sepolte o comunque sia nascoste. Dal fondo della navata destra della Basilica, patrimonio del Fondo Edifici di Culto dello Stato Italiano, si accede alla cappella dedicata a Sant'Elena. La statua che la ritrae con i chiodi nella mano sinistra e la croce retta con la destra ne celebra l'opera compiuta in Terra Santa. Questa cappella è particolarmente significativa nella nostra Basilica, perché quel luogo ha custodito le reliquie fin dal IV secolo. In particolare ancora oggi questo luogo è considerato sacro a motivo del fatto che Sant'Elena vi portò la terra direttamente da Gerusalemme, dal Calvario, e la cosparse prima di realizzare poi la pavimentazione. Ancora oggi quindi quel suolo è un suolo sacro. Non solo, entrando in questa cappella siamo poi affascinati dalla meravigliosa immagine del Cristo benedicente che dall'alto di questa cappella avvolge e affascina il visitatore, il pellegrino. È un mosaico particolarmente caldo nei suoi colori, è un Cristo che trasmette serenità, ha un volto sereno.